Buonasera e benvenuti, ci siamo in questa 11ª puntata di In Salute. Sono 11 settimane, Michi. Già sono veramente... È passato tanto, è volato. Noi ci siamo divertiti e speriamo di aver dato informazioni ed educazione nell'ambito della salute a 360 gradi e stiamo arrivando verso l'estate, Tom. Sì, quindi... siamo addirittura d'arrivo, infatti siamo gli sgoccioli, abbiamo da qui altre 4 puntate circa, saremo insieme a voi con il pubblico di Fano TV fino alla fine del mese di maggio e poi avremo tante novità, ma non possiamo ancora svelare niente. Non le sveliamo. In occasione di questa 11ª puntata ricordiamo sempre il nostro format, quindi qual è la missione di In Salute. Di solito, Michi, ne parli sempre tu, oggi ne parlo io. A lei l'onore. In Salute ha, come sempre, lo scopo e il fine di raggiungere tutti voi telespettatori a casa e la nostra, appunto, mission è quella di divulgare il più possibile la cultura dello star bene. Quindi abbiamo parlato di postura, abbiamo parlato di mal di schiena, abbiamo parlato di bimbi, di osteopatia, abbiamo parlato addirittura anche di tante sfaccettature della vita quotidiana, come una puntata sul teatro e tutte le varie sfaccettature che la nostra vita ci spetta durante le nostre giornate. Oggi Michi abbiamo un bel puntatone. Prima di parlare di questa puntata vorrei ringraziare Clarissa che ha vinto il nostro quiz della settimana scorsa. Ricordiamo che alla fine di ogni puntata abbiamo un quizone riepilogativo dove avete tutti la possibilità di vincere una consulenza con il nostro team di In Salute. Infatti Clarissa deve controllare il suo smartphone perché il nostro team le ha già inviato un messaggio di ringraziamento e un messaggio di vincita. Oggi, Michi, abbiamo un super ospite e parliamo di alimentazione, giusto? Esattamente, quindi io ringrazio nuovamente tutte le persone che ci seguono, anzi qualcuno mi manda gli screenshot, Tommy, che ci seguono da casa, quindi grazie a tutte le persone che ci supportano e ci sopportano, dai, speriamo di no, tutte le settimane. Prima di iniziare ringraziamo anche lo sponsor della puntata di oggi che è Osteria Le Cesarine, quindi grazie per il supporto per questa puntata. Salutiamo Andrea e Giovanni che ci guardano sicuramente da casa, no? Sicuramente, e quindi non ci resta che partire, ci avviciniamo all'estate, come hai detto benissimo tu, Tommy, le richieste che ci vengono fatte sono sempre più... vuoi o non vuoi, per la prova costume, e quindi abbiamo deciso, grazie all'ospite che vi presenterò tra poco, di parlare di prevenzioni a tavola, ma non solo, perché l'ospite è un ospite di rilievo oggi, una ragazza che conosciamo, quindi che ci ha fatto la cortesia di venirci a trovare e ci ha preparato nel finale anche una sorpresa, perché fa anche ricerca e quindi c'è una sperimentazione in atto, diciamo. Quindi io non le tolgo altro tempo, ve la presento subito. Ringraziamo la dottoressa Sofia Cecchi, che è dietista, biologa, nutrizionista, assegnista di ricerca, lavora presso Ospedali Riuniti Marche Nord e presso la Clinica Medica e Geriatrica Inerca di Ancona, Centro Ipertensione e Malattie Cardiovascolari, Ospedali Riuniti di Ancona. Qui ci sono i suoi recapiti per qualsiasi informazione o per qualsiasi visita specialistica, per chi fosse interessato post puntata, e vi ricordo che al numero sovraimpressione che trovate avete la possibilità di comunicare con noi e noi possiamo riportare tutte le domande, tutte le vostre curiosità direttamente a Sofia. Quindi Sofi, grazie mille per aver accettato il nostro invito, ti abbiamo presentato, parlaci in breve di te e poi partiamo immediatamente. Intanto buonasera a tutti, grazie Michele, grazie Tommaso dell'invito, è sempre un piacere. Allora, anzitutto penso che sia molto importante parlare di alimentazione perché non è mai troppa l'informazione che viene data, anzi molto spesso è molto carente, soprattutto nelle scuole. Quindi questo è un messaggio che per me è molto importante dare all'inizio di ogni mio intervento. Insomma, è molto importante insegnare cosa significa mangiare bene e stare in salute. Cosa possiamo dire? Inizialmente l'alimentazione è, diciamo, la dieta, come ultimamente viene vista, diciamo, come una catena, una prigione, non è proprio così, perché come potete notare dai dati che abbiamo qua in sovrimpressione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dichiara che più del 50% degli italiani sono in sovrappeso e circa il 20% sono obesi, e queste sono condizioni di rischio modificabili
per tutte le patologie che conosciamo maggiormente, quindi diabete, l'ipertensione, le malattie cardiovascolari. E quindi se l'obesità e il sovrappeso le protraiamo nel tempo, quindi non diamo peso a tutti i campanelli di allarme che possono esserci nel quotidiano, si rischierà, diciamo, di incorrere in alcune patologie che potrebbero essere invalidanti nel tempo. E le cause quali sono? Solitamente sedentarietà e alimentazione scorretta, quindi è molto importante fare attenzione a queste due indicazioni, insomma, che sono molto semplici. Diciamo che i dati sono quasi allarmanti, nel senso che sono cose che, modificando due parametri che poi oggi tutti conosciamo, e noi Tommy ne parliamo ormai da 11 puntate, poi le mescoliamo in varie salse con la psicologia, eccetera, però di base per stare in salute e vivere bene bisogna trattare il corpo nella maniera più giusta e idonea possibile. E secondo te, visto che tu lavori a contatto sia nel quotidiano, quindi con persone sia che vogliono dimagrire, sia magari più nel patologico, in ospedale o altro, cosa può essere la causa primaria di questa mancanza? Anche perché, semplificando il dato, è praticamente più di un italiano su due, no? Esatto. Quindi è... Esatto. Ma ti faccio subito, Sofì, una domanda così. Ho detto, sì. Poi le domande verranno, infatti se parli dopo vengono subito, domanda subito facile. Allora, spesso si vede l'alimentazione, appunto, come la dieta, si vede come un approccio utilizzato solo per perdere peso. Non è così. Quindi si arriva spesso a fare una dieta quando magari si è in sovrappeso, oppure si ha il diabete, oppure si ha l'ipertensione, come dicevo prima. Però quello che vedo solitamente è che non c'è informazione. E quindi l'importante sarebbe riuscire a educare le persone a conoscere il proprio corpo, con semplici accorgimenti. Le semplici analisi del sangue che si fanno annualmente, o almeno ogni 2 anni, andando ad indagare dei parametri molto semplici, quali la glicemia, il colesterolo, potrebbero darci delle indicazioni precise per riuscire ad intervenire tempestivamente. Perché spesso l'obesità crea, diciamo, una base di infiammazione che è, diciamo, un terreno fertile per tutte queste patologie, e portandola avanti negli anni alla fin fine si arriva magari ad avere un ictus oppure un infarto, proprio perché magari abbiamo troppo colesterolo all'interno delle nostre arterie, che forma le placche aterosclerotiche, quindi quelle che si conoscono bene, e spesso si sente magari anche al telegiornale cinquantenne morto all'improvviso, non si conoscono le cause. In realtà magari questa persona non aveva indagato bene facendo dei semplici esami del sangue negli ultimi anni. Quindi alcune cose possono essere prevenute in maniera molto semplice, e quindi io consiglio sempre di cercare di conoscere il proprio corpo. Questo, e quindi, è fondamentale. Visto che oggi parliamo per l'appunto di prevenzione, non dello stato patologico finale. Esattamente. Quindi non intervenire quando già si sa che, quando si è scoperta la causa, come può essere poi ovviamente più facile che col protrarsi degli anni si vedano i sintomi del mangiare male e non del non muoversi. Il messaggio è sempre iniziare prima. Esatto, giusto? Prevenzione. Prevenzione, quindi è il messaggio di oggi. È bello anche parlare un po', forse per la prima volta, no? Dell'alimentazione, dei vari piani alimentari, di un percorso verso una giusta alimentazione in maniera positiva, no? Cioè senza vincolare le persone. Le persone non, è sbagliato, secondo me, far pensare al pubblico a casa che fare un'alimentazione culturalmente sia una restrizione. Cioè dovrebbe essere semplicemente fatta in un altro modo, no? Sì, assolutamente. Infatti spesso molti pazienti, quando vengono in visita da me, che sia diciamo in ospedale piuttosto che in ambito privato, si stupiscono del fatto che magari io possa dare le tagliatelle col ragù. Quindi, perché tutti sono, diciamo, impostati sul pasta al pomodoro e frutta, ma in realtà spesso non è così. Quindi bisogna un attimino modificare i consigli che erano stati dati anni fa. Quindi adesso, diciamo che la ricerca è andata avanti, ci sono nuove indicazioni, quindi la dieta non è più una restrizione. Quindi possiamo dire che la qualità della vita per un dietista è la priorità, no? Sì, assolutamente. Cioè, quindi il dolce star bene lo possiamo ancora pubblicizzare, tra virgolette. L'importante è conoscere il corpo e capire cosa serve al corpo per migliorare la qualità della vita, e bisogna mangiare in maniera intelligente. Anche perché nel 21° secolo sarebbe quasi impossibile o
togliersi tutto. Cioè, non sarebbe sostenibile nel medio-lungo periodo. Quindi, visto poi che adesso mi immagino le persone magari adesso che ci guardano da casa e dicono sì, ma io per la prova costume, visto che adesso è maggio, ho passato la Pasqua il 25 aprile e il primo esatto. maggio. Maggio è il mese dei miracoli, no? Devo per forza trovare la soluzione magica. Bisogna far capire che l'atteggiamento non è questo, cioè il modo di pensare non è questo, non bisogna perdere peso per la prova costume, però ovviamente può capitare. Può essere, diciamo, un input per partire e poi continuare il percorso cercando di far capire cosa va fatto in maniera corretta, insomma. E a proposito di questo, visto anche che abbiamo parlato un po' di tutto, volevo farti una domanda, visto che c'è anche una slide che abbiamo preparato insieme oggi, parlando prima. Cioè, la differenza, che penso questo possa aiutare tanti che ci guardano da casa, tra alimentarsi e nutrirsi, che oggi può essere di aiuto alle persone, visto che viviamo in un mondo veloce, in un mondo in cui il cibo è molto reperibile, ci sono i fast food, te lo portano a casa, eccetera, esatto, eccetera. Esatto. Allora, questo è fondamentale. Allora, qui potete vedere, l'alimentazione è differente dalla nutrizione. In che senso? Allora, tutti ci possiamo alimentare, ma non tutti ci possiamo nutrire. Perché? Allora, noi possiamo anche fare la dieta della mela o la dieta pane e acqua, dimagriamo sicuramente, però a lungo termine potremmo incorrere, anzi incorreremo sicuramente in alcune carenze. La nutrizione è, diciamo, il corretto abbinamento di tutti i nutrienti che servono al nostro corpo per funzionare bene, perché ci sono dei meccanismi biochimici all'interno del nostro corpo che sono complessissimi e non possiamo ridurre al minimo ciò che noi introduciamo, sia dal punto di vista delle frequenze, sia dal punto di vista della scelta alimentare. E qua ci possiamo collegare un po' alle diete miracolose di questo mese. Esattamente, perché esistono anche le diete di sola frutta, le diete povere di carboidrati, che sì, fanno dimagrire nel breve termine, un mese, due mesi, però poi non sono più sostenibili perché la persona si stanca e poi va incontro a carenza, stanchezza, debolezza muscolare. Quindi praticamente possiamo dire che la base di questo discorso non è affidarsi semplicemente al calcolo delle chilocalorie. Assolutamente no. Una cosa importante però è che per dimagrire e quindi per non incorrere nell'obesità, per prevenire l'obesità che è appunto la condizione base di diverse patologie, è la restrizione calorica. Cioè noi dobbiamo mangiare meno di quello che bruciamo, insomma. Quindi se noi continuiamo a mangiare tantissimo ma non bruciamo, alla fin fine ingrasseremo, non perderemo peso. E la restrizione calorica è importantissima anche per aumentare la longevità, anche per ridurre l'invecchiamento, ed è fondamentale questo. Però sempre in maniera consapevole e corretta, quindi la nutrizione e la restrizione calorica devono andare di pari passo. Adesso mi collego a una cosa che non c'entra niente. Io l'avevo detto, l'avevo preparata, perché però leggendo un libro, tra vari dati, le popolazioni che vivono di più sono quelle che mangiano meno. Esattamente. E quindi tra le varie cose, poi ovviamente ognuno deve trovare la propria strategia, però il mangiare può intossicarci delle volte, quindi mangiare meno sicuramente ci fa mantenere la forma fisica, quindi sicuramente normo peso, e sicuramente può essere d'aiuto. Questo è un libro che ho letto. Poi no, esattamente. Mi sono collegato, sì, che non c'entrava niente, ma sì, ma infatti spesso magari si dice, non so, per le persone che quando vengono in visita, magari i pazienti mi dicono, ma nella preistoria magari c'era il cavernicolo che andava a procacciarsi carne, ne mangiava chili, ok, però lo faceva. Il cavernicolo stava da Dio, immagino. Lo faceva una volta a settimana e per procacciarsi il cibo correva 10 km, quindi, certo. Quindi bisogna che la restrizione calorica lui la faceva. Poi ovviamente mangiava tanto, però un solo giorno, insomma. Quindi ecco, bisogna un attimino sempre andare a decifrare bene quello che viene trasferito poi. Secondo me, parlando così proprio in maniera a braccio, come ci viene, cioè questo è molto a livello teorico, no? Sì. Cioè è fondamentale. Cioè, se non si conoscono questi aspetti del mondo dell'alimentazione e della nutrizione, è difficile poi andare avanti, no?
però forse l'ago della bilancia è anche come interpretano le persone il rapporto in sé con il cibo, no? Cioè il famoso slogan che si utilizza spessissimo, che di base è fondamentale, però c'è tanto dietro il famoso mangiare per vivere e non vivere per mangiare, no? Cioè lavorare tanto sul rapporto che abbiamo con il cibo mentalmente, no? Esatto, è per questo che è importante far capire alle persone quali sono gli alimenti che possono farci del bene, non soltanto dimagrire, perché una volta che si è capito questo, le persone più intelligentemente, in maniera più consapevole, vanno a scegliere il cibo, vanno a fare la spesa in maniera più consapevole, quindi perché mettono nel carrello alimenti più sani. Perché non so se ti capita, però a noi capita spessissimo, no? Che quando parliamo, no? Ci confrontiamo con le persone che seguiamo, dicono: ah, per carità, non mi togliere questo. Cioè, come se senza quell'alimento in sé, quella parte della giornata, quel pasto in particolare, non si potesse vivere, no? Cioè, non so se ti capita. Sì, sì, spesso per la colazione, non mi togliere il cornetto e il cappuccino al bar, quello è fisso. Però, allora, se capita in maniera sporadica, non succede nulla. Però bisogna riuscire a bilanciare il tutto, questo è fondamentale. Non bisogna privarsi di nulla, però, ripeto, se si conosce l'alimento e si sa che quell'alimento magari è dannoso per il nostro corpo, alla fin fine non saremmo più invogliati a comprarlo. Però bisogna un attimino sbloccare questo nelle persone. E questo penso sia molto interessante farlo, proprio attraverso anche questo canale, in un mondo in cui molte volte l'informazione c'è ed è molto confusa, perché l'informazione oggi anche con i social network è gratuita, quindi sostanzialmente chiunque può farla, con, senza qualifica, in varie metodiche. Quindi avere una professionista che può dare educazione da questo punto di vista fa la differenza, perché poi conoscere è l'arma che abbiamo, cioè la conoscenza è l'arma che ognuno di noi ha per fare le proprie scelte. Poi non ci cambieranno oggi, ma piccoli cambiamenti protratti nel tempo sicuramente potranno fare la differenza tra lo stare in salute e non stare in salute. Assolutamente sì. Io spesso faccio riferimento a un esempio che fa un collega, è un medico, lui è uno dei massimi esperti di nutrizione a livello mondiale, e descrive questa analogia tra il corpo e la macchina, perché se noi andiamo ad acquistare una macchina bellissima, qualsiasi tipo di macchina, adesso non faccio nomi di marche, però se noi l'acquistiamo e non andiamo a verificare se le pasticche dei freni sono funzionanti, se non c'è l'olio, non facciamo manutenzione, dopo 15.000 km la macchina si spacca. Quindi la stessa cosa vale per il corpo, se noi non lo controlliamo, non andiamo a fare degli esami particolari, fare il check-up specifico, esatto. Quindi fare un po' il tagliando. Esatto, il tagliando, dobbiamo fare un po' il tagliando, perché se noi lo trascorriamo, alla fin fine dura poco, comunque i primi acciacchi si fanno sentire molto prima. Se invece facciamo manutenzione, in questo caso utilizzando un termine derivante dall'automobile, riusciamo a vivere in salute più a lungo, perché è fondamentale non soltanto aumentare gli anni di vita, insomma, ma viverli in maniera migliore. Eh già, quindi prendersi cura prevenendo e trattando il nostro corpo come il veicolo che poi ci serve per vivere, e poi ovviamente lo sappiamo, chiunque stia bene sa che quando ci si muove, quando si mangia meglio, quando si perdono quei chili di troppo, migliora l'umore, migliora le relazioni, migliora il sonno, migliora tutto. Quindi è normale, chi l'ha provato, chiunque di noi l'ha provato almeno una volta, certo, nella vita, sa che porta benefici poi in tutte le aree che abbiamo. Quindi se dovessimo darci degli obiettivi, Sofi, come potremmo... Allora, qui potete, abbiamo diciamo elencato alcuni obiettivi che sono fondamentali. Allora, anzitutto conoscere, come dicevo prima, il nostro corpo in modo tale da nutrirlo in maniera intelligente e consapevole per prevenire le patologie che possono essere appunto modulate con la corretta alimentazione. Qua ne ho elencate alcune: il diabete, le patologie cardiovascolari, l'ipertensione, l'insufficienza renale. Che poi magari il messaggio... Scusami se ti ho interrotto, come sempre. Sono problematiche, tra virgolette, patologie che una persona giovane, come magari anche un trentenne, le vede lontane. Esatto. Però se è adesso il momento della prevenzione, non è dopo. Esatto, bisogna intervenire adesso, perché non è scontato vedere delle persone di 50 anni che hanno già problematiche renali, magari derivanti da una glicemia troppo alta protratta nel tempo. Mi capita molto spesso
Quindi, ma anche l'ipertensione nei giovani attualmente è molto frequente, derivante spesso dall'obesità e dalla scorretta alimentazione, mangiando molti cibi processati, cibi conservati che contengono, adesso ce ne sono tantissimi, anche delle macchinette, contengono un sacco di conservanti e di sale e questi vanno a far sì che la pressione aumenti, anche nei bambini in realtà. Infatti l'ultima cosa che hai scritto è l'unica arma che abbiamo per prendere consapevolezza e fare scelte diverse, perché oggi dobbiamo dire la verità, è molto facile scegliere cibo processato, perché, perché è più pratico, è pratico, ovunque vai lo trovi, è veloce, molte volte costa anche meno, perché c'è un motivo per cui costa meno, però l'unica arma che abbiamo è questa, cioè dare informazioni il più possibile alle persone, poi ovviamente ogni persona è capitano della propria barca, quindi sarà lui a direzionare la rotta della nave. Sentito che metafora, Tommy? Madonna, ormai ci abbiamo preso, abbiamo preso le metafore. Un sacco queste metafore. Ci piacciono un bel po'. È venuta così. Ok, continuiamo allora, Sophie, prima di fare il break pubblicitario. So che hai preparato qualche linea guida. Sì. Molto generica per far molto conoscere semplice. Alle persone, dare qualche input per esatto. prevenire. Allora, anzitutto, visto che ci siete voi qui, l'attività fisica, l'esercizio fisico come primo. Poi, allora, l'alcol con moderazione, questo perché? Perché molto spesso le persone pasteggiano con del vino, quindi non lo demonizziamo, ma cerchiamo di utilizzarlo con moderazione, ovvio. Rispetto a magari un superalcolico, un bicchiere di vino è meglio, quindi cerchiamo di scegliere l'alcolico migliore che può danneggiarci meno. L'idratazione è fondamentale, 2 litri, 2 litri e mezzo di acqua al giorno, soprattutto e aumentare se si fa attività fisica e se si suda tanto. Allora, ovviamente evitare cibi elaborati, industriali e processati, quindi cibi delle macchinette, ed evitare grassi idrogenati che sono spesso e volentieri contenuti in questi alimenti. Poi bisogna consumare quindi cibi che sono più vicini al prodotto naturale. Vi faccio spesso l'esempio della colazione col pane e olio rispetto al cornetto, perché sazia di più ed è molto più salutare. Poi seguire la stagionalità degli alimenti. So che attualmente è difficile perché comunque non c'è il tempo di andare a comprare la verdura dal contadino, magari molti non vogliono comprare quella al supermercato e vanno magari con quella anche in busta. Allora, l'importante è consumare verdure e frutta. Ovviamente la scelta migliore è sceglierla di stagione. Questo assolutamente sì. Limitare lo zucchero, anche quello nascosto, che si trova quindi nelle caramelle, nei dolci, e non eccedere con la frutta, questo lo dico sempre, perché la frutta comunque è uno zucchero. Prediligere gli alimenti a basso indice glicemico, sempre per il discorso di una prevenzione per il diabete, e comporre i pasti in maniera equilibrata. Che cosa significa? Inserire in ogni pasto tutti i nutrienti, carboidrati, proteine e grassi. Quindi questo è fondamentale per mantenere l'indice glicemico basso, quindi non avere picchi glicemici, perché altrimenti se si mangiano troppi zuccheri si alza la glicemia, dopo un'ora cala e dopo un'ora si ha di nuovo fame. E uno cosa mangia? Lo zucchero, perché si sente stanco, si sente debole, quindi è un circolo vizioso che si instaura. Famoso calo di zucchero. Esatto. L'abbiocco. Non bisogna, bisogna cercare di mangiare in maniera equilibrata per evitare il calo glicemico, il picco e il calo glicemico. Beh, forse comunque prima parlavamo, no, giustamente dei vari consigli, quindi cercare anche di trovare l'alimento giusto, no? Cercare sempre la qualità dietro l'alimentazione. Forse possiamo dare anche qualche consiglio, perché spesso la difficoltà più grande è anche la preparazione, no? Certo, cioè, spesso il quando tempo vai... che le persone non hanno, magari chi è turnista piuttosto che chi ha i figli deve andare a correre a prendere a scuola, quindi non c'è il tempo di... Dici, come faccio a prepararmi tutti questi pasti, a cucinare tutto, a preparare tutto bene, le quantità per tutta la famiglia e gestire bene il tutto? Magari esatto. C'è una... Sì, in realtà una sì. strategia. In realtà sì, il fatto è che spesso si associa la corretta alimentazione con pasti elaborati, non è così. Io faccio spesso l'esempio della pasta al tonno, ok? Se si torna a casa e magari si vuole buttare su un piatto di pasta col tonno con dei pomodorini, il piatto il pasto è completo, ok? Altrimenti, per esempio, per chi pranza fuori casa, consumare un panino
con della verdura e l'affettato, il tonno o anche una frittata va benissimo. Sono tutti pasti equilibrati, non è il pasto troppo elaborato che si può effettuare a casa, non sono diciamo i taglioli nello scoglio, però comunque è un pasto completo ed equilibrato, quindi ci sono delle strategie da poter attuare anche se non si ha il tempo di cucinare, stare un'ora ai fornelli, insomma. Certo. Bene, Miki, direi che per questa prima parte ci siamo. Sì, siamo arrivati al break. Al break intermezzo, e quindi possiamo dare la pubblicità e ci vediamo fra qualche istante. A tra poco. Buonasera e ben ritrovati a questa 11ª puntata di In Salute. Miki, facciamo un riassunto di quello che abbiamo fatto nella prima parte? Assolutamente sì, bentornati. Oggi 11ª puntata, Tommy, parliamo di prevenzione a tavola. Abbiamo un ospite speciale che è la Sofia Cecchi, dottoressa dietista. L'abbiamo già presentata, abbiamo già fatto una mezz'ora insieme molto molto bella, densa, molto educativa e con tanto valore dietro. La seconda sarà ulteriormente più approfondita, più di valore. La prima parte abbiamo parlato di cosa, Tommy? Dell'alimentazione e del fatto che la dieta non va vista come una privazione o con un semplice perseguire il dimagrimento per l'estate, ma per l'appunto mantenere o ideare, cucire, mi piace dire, uno stile di vita sano in cui si crea per l'appunto tramite un professionista un vestito alimentare che si può protrarre nel tempo, per che cosa? Per vivere più a lungo e vivere soprattutto in salute, quindi prevenendo tutte quelle patologie che possono insorgere come il diabete di tipo 2, l'ipertensione e tutte le malattie che ne possono derivare, grazie semplicemente al prendersi cura di se stessi attraverso l'alimentazione, come ci ha spiegato benissimo la dottoressa, e ovviamente anche il movimento e quindi l'esercizio fisico, che sono le due armi che abbiamo a nostra disposizione per migliorare il nostro stato di salute. Detto questo, io ripasserei la parola subito alla dottoressa Sofia Cecchi, sapendo che, e introducendo un'argomentazione che ci racconterà lei, perché oggi ci parlerà di uno studio osservazionale riguardanti due stili alimentari. E quindi questo è molto interessante, ricollegandolo alle diete fai da te miracolose o perdi tanto chili in poco tempo pre-estate. Quindi a lei la parola, di cosa tratta questo studio osservazionale? Allora, grazie Miki. Nell'Università Politecnica delle Marche, in collaborazione con l'IRCA, stiamo seguendo con il nostro centro di ricerca di ipertensione, presidiato dal dottor Sarzani Riccardo, che ringrazio per questa opportunità, uno studio osservazionale in cui cerchiamo di valutare come una dieta o mediterraneo chetogenica possano influire sull'ipertensione e sull'obesità di questi pazienti. Quindi abbiamo messo a confronto queste due tipologie di diete e stiamo valutando, quindi ancora stiamo diciamo lavorando su questo e valuteremo a breve i risultati. Quindi, allora, cosa possiamo dire? La dieta mediterranea tutti la conosciamo, ma in realtà a fondo nessuno la conosce. No, perché è la nostra dieta, ma poi ognuno fa la sua. Esatto. E quindi è tutta la nostra dieta per esatto, per però nessuno in realtà conosce esattamente che cos'è la dieta mediterranea, perché tutti pensano che sia mangiare pizza, pasta, pane, bere il vino, mangiare la carne e il pesce, ma in realtà di fondo sarebbe una bella alimentazione. Nessuno sa come in realtà deve essere strutturata. Perché allora alla base ci sta la convivialità e l'esercizio fisico, la scelta di alimenti sani e naturali. Poi abbiamo l'idratazione, quindi bere acqua, non bibite zuccherate o altro, idratarsi con dell'acqua. Poi abbiamo i cereali integrali, l'olio d'oliva, la frutta e gli ortaggi. Quindi questa è una grandissima fetta che noi dobbiamo portare a tavola ogni giorno. Verdura, frutta e cereali integrali. Quindi il mio consiglio è variare il più possibile i cereali. Farro, pasta, riso, couscous. E utilizzare un'elevata quantità di olio extravergine di oliva. Quindi l'olio non fa ingrassare,
sottolineato ed evidenziato, l'olio non fa ingrassare. Ciò che fa ingrassare sono gli zuccheri semplici, i prodotti elaborati e i farinacei troppo raffinati, mangiati ovviamente in modalità scorrette, quindi anche in quantità elevate. Quindi cosa intendi per i farinacei? Ad esempio il classico pan carré, ecco. Okay. Per fare un esempio, meglio il pane tostato affettato, magari quello del fornaio, rispetto al pan carré. I pani troppo bianchi, troppo morbidi, queste farine troppo elaborate non vanno bene, alzano molto la glicemia perché contengono anche molti più zuccheri. Possiamo trovare anche le pizzette o i cornetti del bar, quindi tutte queste cose sono da evitare, che può capitare che si possono consumare, però non deve essere la routine quotidiana. Poi troviamo grassi buoni come noci, semi e olive. Le olive in realtà sono il nostro olio, ok? Molti consumano l'avocado, diciamo che è l'oliva americana, quindi fondamentalmente sono simili, però visto che siamo in Italia io consiglio sempre di scegliere buon olio, delle buone olive italiane. E l'avocado va un po' di moda adesso. Esatto, va un po' di moda, è un grasso, non è un frutto, quindi non deve essere considerato come un frutto. Abbiamo poi i latticini e si consiglia magari di utilizzare, dipende dalle persone che cosa sono abituate a consumare, perché se ci sono persone che non sono abituate a consumare latticini si possono consumare anche due volte a settimana, altrimenti una volta al giorno va bene. Poi abbiamo le carni, quindi più in alto ci spostiamo nella piramide e meno deve essere il consumo di questi alimenti, quindi come potete vedere si riduce la quantità e abbiamo carni bianche, uova, legumi, pesce e frutti di mare, con le varie frequenze settimanali. Una specifica che voglio fare: l'uovo non alza il colesterolo, perché si dice che è una bella notizia. Esatto. Perché ciò che alza il colesterolo sono gli alimenti che contengono grassi saturi, quindi grassi degli affettati, i grassi che si trovano nei prodotti elaborati, nei formaggi stagionati, perché il colesterolo si alza, ma non è quello che noi prendiamo dall'esterno, ma è quello che è prodotto dal nostro corpo, e viene prodotto dal nostro corpo a seguito dell'ingestione di troppi prodotti elaborati, troppi grassi. Quindi il colesterolo che è nell'uovo, nel tuorlo, è irrisoria come quantità. Questo è un falso mito. Assolutamente sì, è un falso si mito. Si protrae negli anni. Sì. E mia nonna, poverina, se sta guardando la puntata, non ci crede. Esatto. Non gli basta neanche l'intervento di Sofia? No, con la Sofì probabilmente cambia idea, allora me le farà mangiare. Poi abbiamo, da ridurre al minimo, carne rossa e carni lavorate. La carne rossa, massimo 400 grammi a settimana, anche meno. Quindi cerchiamo di stare attenti, non consumiamo troppa carne, cerchiamo di variare il più possibile. Alterniamo i legumi, le uova, il pesce. Cerchiamo di variare il più possibile durante la settimana. E all'apice troviamo i dolci, tutti i cibi processati e zuccherati, che devono essere ridotti assolutamente al minimo. È una bella punta di questa piramide. Sì. Mi piace la punta di questa piramide. Piccola. Quindi, però c'è. Questa è la dieta mediterranea. Esattamente. Quindi per tutte le persone che ci seguono a casa, che magari si chiedono cosa mangiare, in linea generale, per chi segue un'alimentazione in realtà poi sana e bilanciata, che poi vale un po' per tutto, anche come parleremo, questa è ciò che è la dieta mediterranea. Quindi uno, già guardando questa piramide, se la stampasse e la mettesse nel frigo, già capirebbe da sé che alimenti scegliere e quali, diciamo, limitare o evitare. Assolutamente. Poi per praticità spesso si consiglia, diciamo, di leggere il piatto sano. Fondamentalmente in un piatto piano possiamo dividere metà piatto e occuparlo con le verdure, l'altra metà dividerla a sua volta in due parti, una parte occupata dalle proteine e una parte dai carboidrati, e qui abbiamo una composizione equilibrata di un pasto. Quindi questo è molto semplice, dovrebbe essere diciamo nella mente di tutti quelli che diciamo mettono degli alimenti a tavola, riuscire a capire un pochettino la composizione del piatto quale sia. Io, Sofì, ti voglio richiedere una domanda molto semplice, che l'abbiamo già detto, però siccome molte volte ci capita anche noi, anche non spiegando la regola del piatto, che è essenzialmente, molte persone delle volte mangiano di più, però mangiano bene, cioè a livello nutrizionale, quindi a livello diversamente dall'alimentazione, dell'alimentarsi, si nutrono e quindi introducono tutti i nutrienti che servono al corpo. Rifacciamo un piccolo recap veloce,
proteine, carboidrati, grassi, cosa sono, okay, se dovessimo scegliere in maniera semplice, magari perché andiamo veloce, cerchiamo di parlare il più semplice, certo, possibile, però magari delle volte chi ci segue da casa, che non è del settore, delle volte rimane. Ma secondo me, infatti, visto che facciamo questa cosa adesso, l'ago della bilancia potrebbe essere veramente specificare i tre macronutrienti che cosa comprendono. Okay. Esatto, quindi molto... Sì, allora, abbiamo carboidrati, proteine e grassi. Tra i carboidrati troviamo tutti i farinacei, quindi pasta, pane, pizza, fette biscottate, crackers, patate. Le patate non sono verdure, le patate sono carboidrati. Ok, quindi tutti i farinacei sono considerati carboidrati. Allora, e qui ha pianto qualcuno, però va bene. Diciamo... Ah, è una specifica, i piselli non sono verdura. Ah, ok. Ok, okay. Quindi, e che cosa sono? Sono legumi. Devono essere considerati come anche fagioli, ceci, ecco, fave, sono tutti legumi. E questi sono rientrano nelle proteine, esatto, assieme a carne, pesce, uova, affettati e formaggi. Era l'altra domanda. Quindi i legumi cosa sono per chi ci segue da casa? I legumi sono considerati proteine anche se contengono una buona quota di carboidrati, quindi spesso si possono inserire a metà strada. Esatto. Però sono inseriti sotto la categoria proteine. E poi abbiamo i grassi, e faccio un esempio, l'olio d'oliva, la frutta secca, quindi noci, mandorle, pistacchi, i semi. E un'altra cosa importante è la frutta secca non è da confondere con la frutta disidratata, tipo l'uvetta, le albicocche disidratate, quindi sono due cose differenti. La frutta secca e la frutta a guscio, la frutta disidratata è ricchissima di zucchero, sono due cose diverse. Ok, abbiamo già fatto un bel quadro generale, quindi le persone che ci seguono avranno iniziato a capire. Quindi Sofia sta facendo uno studio osservazionale attraverso l'equipe e tutto un team di lavoro. Sì. Quindi, e da questo studio osservazionale lo stanno testando, giusto? Sì, sì, assolutamente. Stiamo osservando un pochettino. Attraverso persone con un'alimentazione di una dieta mediterranea e una dieta chetogenica. E introduciamo questa argomentazione, visto che la dieta chetogenica, diciamo che fino a 2 anni fa non esisteva quasi, quindi molto sconosciuta alle persone, oggi vanta di un momento di moda anche importante. Quindi parliamo un po' di questa dieta, magari molte persone non sanno che cos'è o sicuramente non sanno la sua applicazione. A lei. Allora, la dieta chetogenica è una dieta che principalmente viene usata per trattare patologie come l'epilessia, quindi delle patologie neurologiche, e funziona se fatta bene. Quindi spesso, anzi ultimamente, vengono consigliate diete simil chetogeniche, che di chetogeniche hanno ben poco, perché le diete chetogeniche sono delle diete ricche di grassi, con proteine nella norma e pochissimi carboidrati. I carboidrati nelle diete chetogeniche, che sono diverse, non ce n'è una. Ci sono almeno 6 tipologie di diete chetogeniche, ma la base è che debbono esserci al massimo 50 grammi di carboidrati, o meno, al giorno. Quindi bisogna stare attenti, perché con la dieta chetogenica si va ad instaurare un fenomeno che si chiama chetosi. Quindi se si consumano più carboidrati di quelli dovuti, non si ottiene questa chetosi e non si ottiene il dimagrimento dovuto. Facciamo capire quanti sono 50 grammi di carboidrati alle persone, perché abituati a... Circa 4 fette biscottate. Per capire. Più o meno. Considerando un po' anche i carboidrati che ci sono nella verdura. E stop, nient'altro. Quindi pochissimi carboidrati, è una dieta molto restrittiva, però contiene tanti grassi. La difficoltà ad oggi che noi abbiamo nel clinico è che spesso ci troviamo di fronte a persone che dicono di seguire una dieta chetogenica, ma in realtà è un'iperproteica. Mangiano tantissime proteine animali, troppe, e quindi questo poi va a scapito di altri organi quali rene, fegato e quindi ipertensione, perché sono utilizzando molte proteine si assume tanto sale. E questa dieta solitamente contiene poco potassio, quindi per quanto riguarda le patologie cardiovascolari non è
prettamente consigliata. Una dieta chetogenica fatta ad hoc, quindi una dieta chetogenica stilata da un professionista che diciamo mantiene le proteine nella norma, invece può dare dei buonissimi risultati. Ok. Quindi attenzione a che tipo di dieta chetogenica si segue e bisogna appurare che sia una vera e propria chetogenica e non un'iperproteica. Quindi importante questo, anche sì, perché le persone si improvvisano molto, pensano di limitarsi a togliere i carboidrati e divertirsi a sbaffo in tutte le possibili proteine e grassi che abbiamo a disposizione e sono dentro una chetogenica. In realtà abbiamo capito che non è così, giusto? E soprattutto io penso che 4 fette biscottate, per chi ha capito quanto è 50 grammi di carboidrati, generalmente si inizia a capire la difficoltà di entrare in chetosi e soprattutto di protrarla nel tempo. Esatto. Quindi da soli è molto, esatto, molto. Poi io faccio riferimento a una chetogenica fatta difficile con i prodotti naturali. Ci sono anche le chetogeniche fatte con i sostituti del pasto. Queste possono essere utilizzate magari in previsione di un intervento di chirurgia bariatrica per i grandi obesi. Queste diete vengono fatte, però con moderazione, quindi non ci si può improvvisare, insomma. Questo è importante farlo capire alle persone. Secondo me noi parlando mastichiamo questi termini, però dobbiamo spiegare secondo me che cos'è la chetosi. Cioè, perché è difficilissimo, però in sintesi possiamo dire? Praticamente il corpo per andare avanti, per funzionare bene, non usa gli zuccheri ma usa i grassi. Oh, questo dai, è una bellissima sintesi. Adesso sarebbe da parlare le ore. Esatto, su però che cos'è la diciamo che però, un sunto, dai, sì, sì, sì. Quindi si danno più grassi perché il corpo, in modo tale che il corpo non utilizzi le proteine e utilizzi quelli per funzionare bene. E infatti in questo caso in teoria non si dovrebbe avere fame se la chetogenica viene fatta bene, però bisogna essere seguiti, ecco, questo è fondamentale. E questo è il messaggio che noi stiamo mandando sempre da 11 puntate con tutte le varie professioni che abbiamo avuto all'interno. Quindi sempre parere medico al primo posto e un professionista che sappia di che cosa parla di conseguenza. E poi quello che rimane alla persona è rimboccarsi le maniche, affidarsi e fare il proprio percorso. Esattamente. Quindi questo studio come sta andando? Visto la dieta mediterranea, vista la dieta chetogenica, come allora, cosa adesso state siamo appurando? Ha iniziato a fine gennaio, diciamo, quindi stiamo ancora arruolando pazienti e sono pazienti obesi che hanno una pressione alta normale, che non sono in terapia, quindi se ci sono persone che, anzi se volete arruolarvi, insomma, noi siamo contenti perché comunque è uno studio che facciamo e proprio anche per consigliare poi, per proporre dei protocolli anche nei vari ospedali, insomma, quindi è un... Quindi accettate candidature. Assolutamente questa sì, è assolutamente una bellissima sì iniziativa, il messaggio lo mandiamo subito fuori, così se ci sono persone. Quindi possiamo dire che anche nel nostro numero, se volete, qui in sovrimpressione, vi potete candidare, noi dopo giriamo il contatto a te, assolutamente sì, assolutamente sì. E quindi, insomma, questo. Quindi state monitorando? Sì, sì, stiamo situazione monitorando, quindi ancora non abbiamo i risultati perché dobbiamo attendere 3 mesi dall'inizio del trattamento per ogni singolo paziente. Quindi ancora stiamo monitorando, stiamo facendo dei follow up, quindi dei controlli e a breve avremo i primi risultati. Speriamo positivi. Sono molto molto curioso e speriamo che soprattutto le persone che vi sono affidate, sicuramente sarà così quando ci si affida a dei professionisti, è anche molto più facile perseguire l'obiettivo piuttosto che dire ok, inizio oggi per l'estate, tra 2 settimane ho già smesso e sono tornato alla vita di prima senza cambiare la situazione, o meglio stressandomi ancora di più perché ho fallito, tra virgolette, non sono riuscito a raggiungere ciò che volevo. Io se volete, se possiamo, io penso che abbiamo qualche minuto per poter dedicare a questa cosa, il mio telefono sta suonando abbastanza, Sofia. Okay. Va bene. E le domande rispondo sono tante. A qualche domanda. Io mentre parlavamo cercavo di scremare un pochettino e di farti un pochino una sintesi di quello che da casa ci chiedono. Sì. E abbiamo avuto diverse domande sui regimi alimentari particolari, quelli come potrebbe essere chi è vegetariano, chi è vegano, se è alla fine una corretta alimentazione, se si può arrivare a un corretto bilanciamento comunque, anche seguendo certi regimi, quindi non so se gli possiamo rispondere in maniera positiva o negativa. Sì, positivamente. Quindi sì, comunque sì, sia, quello che possiamo dire, forse, magari mi appoggi questa opinione, è che se si affidano comunque a un professionista, al modo di mantenere certi regimi è comunque possibile. Sì, assolutamente, sia diete vegane che vegetariane. Ovviamente
gli estremi, la dieta dei semi, la dieta della frutta, quelle sono diete sbilanciate, però una dieta vegana, una dieta vegetariana sono assolutamente dei regimi dietetici che possono essere equilibrati se fatti in maniera diciamo precisa e seguiti da un nutrizionista, insomma da un dietista o da un dietologo. Non io ho un po' paura di farti questa domanda, però te la faccio, andiamo a rischio a tutto. So che hai delle dote di sintesi fenomenali, quindi so che puoi rispondere in pochi secondi, però una bella domanda che ci fanno è: quanto incidono le abitudini alimentari sul rischio di sviluppare un tumore? Leggera. Leggerina proprio. Incidono. Avevo detto che avevo paura di farla questa domanda. Incidono assolutamente, dipende che tipo di tumore, ma il tumore è la cosa importante da dire, ma oggigiorno penso che sia un messaggio che viene spesso mandato anche in televisione. Il tumore si nutre di zucchero, quindi questa è la prima cosa da evitare. Non possiamo dire che ci sono alimenti che prevengono i tumori, perché non è così, però possiamo dare una mano. Ok, quindi possiamo prevenire. Sì, possiamo prevenire o possiamo anche, diciamo, far sì che se ci sia una condizione predisponente, insomma, possiamo aiutare affinché non peggiori. Diciamo. Beh, è bello questo comunque, dai, sì. Già abbiamo dato un bel aiuto forse da casa. E a proposito di questo, non ovviamente nel ramo tumori, so che hai preparato una sorpresa per le persone da casa, ovvero possono prevenire. Esatto. Uno strumento di prevenzione che ci hai portato, quindi ti lascio la parola, Sofi, se lo vuoi presentare. Sì, assolutamente. E si chiama Antelemed ed è una piattaforma online che ha ideato il dottor Sarzani, che è il primario del centro di ipertensione e della clinica medica e geriatrica dei NIRCA di Ancona, assieme al quale lavoro, e praticamente potete collegarvi a questa piattaforma e potete stimare il vostro rischio cardiovascolare. Ci sono delle semplicissime domande quali l'abitudine al fumo, il valore del colesterolo, e questa piattaforma poi stima il vostro rischio e voi potete anche da qui prenotare eventualmente una visita al centro a seconda del risultato che poi avete ottenuto, ed è molto semplice, si fa in pochissimi minuti. Quindi salvatevi antelemed.it. Esattamente. Giusto? Sì, è uno strumento, io penso che questo possa essere un regalo, no? Anche per le persone che sono a casa, proprio per prevenire, visto che oggi abbiamo parlato di prevenzione e spero che le più persone possibili lo facciano. Io mi registrerò appena terminerà la puntata di oggi, così vedrò, visto che mi piace prevenire, quella che è la mia situazione. Quindi diciamo che oggi abbiamo fatto un bel quadro generale, lasciamo gli ultimi spunti alle persone e poi ci prepariamo al quizzone, che anche oggi è difficilissimo, e quindi per vincere una consulenza vediamo chi ce la farà. Oggi Sofia abbiamo parlato di prevenzione, no? Abbiamo visto un po' i dati italiani che diciamo non sono i più incoraggianti, quindi quello che è la prevenzione è l'unico strumento che abbiamo per migliorare il nostro presente e di conseguenza il nostro futuro. Quindi se ci puoi dare in pillole gli ultimi consigli generali per stare bene a tavola. Ah, anzitutto capire cosa mettere nel piatto, fare una spesa consapevole, scegliere alimenti salutari, non troppo processati, naturali, se possibile di stagione, e cercare di indagare, fare prevenzione, quindi esami del sangue o delle visite molto semplici che possono essere fatte anche annualmente per andare a capire se nel nostro corpo magari c'è una condizione di glicemia troppo elevata, un colesterolo troppo elevato, in modo tale da intervenire anche con dei semplici passi, quale può essere magari una corretta alimentazione, per poi evitare di incorrere in patologie più gravi per un futuro. E ovviamente la dieta mediterranea da perseguire, da tenere sempre sul frigorifero, la nostra amata piramide della dieta mediterranea, quindi chi vorrà vi mandiamo anche la foto, assolutamente la troverete, e non improvvisarsi con delle diete, farsi seguire da personale diciamo preparato in quell'ambito, ma questo per qualsiasi ambito. Ottimo. Miki, ci siamo arrivati al quizzone. È l'ora del quizzone, quindi lo facciamo leggere al nostro ospite. È un quizzone. A te l'onore, Sofi. Molto difficile. Allora, prevenzione a tavola significa mangiare tanto e spesso, ha un'incidenza minima sulla salute cardiovascolare, significa fare diete miracolose fai da te, incide notevolmente sulla salute prevenendo malattie croniche e cardiovascolari.
Quindi, come sempre siamo cattivissimi con questi quiz, li facciamo sempre molto difficili. Chi sbaglia, andiamo a vedere chi manda il messaggio, lo perseguiamo. Sì, 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 assolutamente. Non prevenendo la sua salute. No, a parte gli scherzi, questo è il quiz A, B, C o D. Mandate un messaggio, come sempre ogni puntata, poi il più veloce che risponderà nella maniera adeguata sarà il vincitore della puntata. Noi siamo giunti al termine. E anche oggi la nostra puntata è terminata. Come sempre ringraziamo il nostro ospite. Grazie, grazie Sofia, voi, per essere stata qui con noi e per tutte queste bellissime perle che ci hai dato oggi. È stata una oggi. Bellissima undicesima puntata. E inoltre ringrazierei per l'ultima volta, prima di chiudere, il nostro sponsor di oggi. Esatto. Ricordiamo l'osteria dalle Cesarine, ringraziamo Andrea e Federico del ristorante. E ci grazie, vediamo ragazzi. Venerdì per la prossima puntata, la 12ª puntata di Salute, e restate connessi su Fano TV. Alla prossima!